Buongiorno e benvenuti al TG2 Motori. Oggi parleremo di componenti molto importanti dell'auto ai quali forse molti non prestano grandissima attenzione, ma che in realtà sono fondamentali per viaggiare bene e in sicurezza, cioè gli pneumatici. Sono un po' come le scarpe per noi, c'è molta differenza nell'indossare infatti calzature comode oppure usurate e un po' strette. Avere gomme giuste su una vettura permette non solo di guidare meglio, ma soprattutto di arrivare alla meta incolumi. Della loro importanza ne sanno qualche cosa i piloti. Una scelta sbagliata di gomme può compromettere il risultato di una gara. Con la stagione invernale gli pneumatici inoltre hanno un ruolo decisivo per la sicurezza di chi viaggia, ma non tutti sanno che a volte possono servire anche a migliorare i consumi. Ne parleremo tra poco, ma ora iniziamo facendo un salto nel passato, perché sono tornate di gran moda le coupé che circa 30 anni fa ebbero un grandissimo momento di gloria. Sono l'Alfa GT, una sportiva per eccellenza, la Fiat 124 Sport, un compromesso di coupé per famiglia, e poi la Lancia Beta HPE, una vettura altamente innovativa per tipo di linee e abitabilità. Sentiamo Alfredo Albertini di Ruote Classiche. Si tratta di sportive da famiglia con quattro comodi posti che negli anni 70 ebbero un notevole successo commerciale, soprattutto grazie ai marchi Alfa Romeo, che era segno ed è ancora sinonimo di grande sportività, Lancia, che sinonimo di eleganza, e Fiat, che è un marchio che allora poteva consentire di avere una vettura sportiva a un prezzo competitivo. L'Alfetta GT monta il classico bialbero Alfa Romeo, un 4 cilindri in linea di 1779 cm3, che sviluppa una potenza di 122 cavalli a 5500 giri minuto. La trazione è posteriore, mentre il cambio a 5 marce è collocato sull'asse posteriore, secondo lo schema De Dion. Si tratta di una soluzione tecnicamente molto valida, che contribuisce a un'ottimale distribuzione dei pesi e garantisce un'eccellente tenuta di strada, secondo la migliore tradizione Alfa Romeo. La linea, con cofano e parabrezza molto inclinati, è opera di Giorgetto Giugiaro e presenta un pratico portellone posteriore che aumenta le possibilità di carico, rendendo l'Alfetta GT una comoda coupé per la famiglia. All'interno, per accentuare l'impronta sportiva, la strumentazione è divisa in due parti, con il contagiri davanti al pilota e tachimetro, termometro dell'acqua, manometro dell'olio e indicatore del livello della benzina al centro della plancia. Su strada, l'Alfetta GT ha un comportamento molto brillante e ancora oggi, a distanza di 26 anni dalla sua presentazione, è una vettura sicura e veloce che può essere usata con soddisfazione anche quotidianamente. La Fiat 124 Sport Coupé, che vediamo in queste immagini, appartiene alla terza e ultima serie, prodotta tra il 1972 e il 1975. Rispetto ai modelli precedenti, presenta un nuovo frontale con mascherina rettangolare, luci posteriori verticali e interni rinnovati. Le ruote in lega montate su questo esemplare non sono però di serie e sono state montate all'epoca per dare un tono più sportivo alla linea. Ma diamo uno sguardo al motore, un 4 cilindri in linea con distribuzione a doppio albero a canne in testa. La cilindrata di questo esemplare è di 1608 cm3, la potenza di 110 cavalli a 6400 giri minuto. All'epoca era tuttavia disponibile anche una versione di 1756 cm3 con 114 cavalli a 6000 giri minuto. Questo modello, che è stato disegnato dal centro stile Fiat, deriva direttamente dalla 124 berlina e ha perciò la trazione sulle ruote posteriori. Conobbe all'epoca un certo successo, soprattutto per il prezzo competitivo, per la sua versatilità e per le buone prestazioni. Questa è la Lancia Beta HPE, sigla che sta a significare High Performance Estate, cioè giardinetta ad alte prestazioni. Nata nel 1975 sull'onda del successo ottenuto dalla Beta Coupé, presenta un'originale linea fastback, cioè a due volumi con portellone posteriore. Pensata per la famiglia con ambizioni sportive, ha un baule molto capace, che offre anche la possibilità di ribaltare separatamente i sedili posteriori per aumentare la capacità di carico. Il cruscotto ha un design molto particolare ed elegante grazie alle sue finiture in legno. I sedili sono rivestiti in un elegante panno, secondo la migliore tradizione della Lancia. Delle tre vetture del nostro servizio, la Beta HPE è l'unica ad avere la trazione anteriore, una caratteristica che negli anni 70 accomunava già tutti i modelli prodotti dalla casa torinese. I motori disponibili sulla prima serie erano due, entrambi a quattro cilindri. Il primo è un 1.6 con 103 cavalli a 6.000 giri minuto,
e c'era anche un 1008 con 111 cavalli, sempre a 6.000 giri minuto. Oggi le automobili offrono spesso la possibilità di montare pneumatici di misura diversa, lo si può vedere anche dal libretto di circolazione, dove sono indicate le dimensioni ammesse. Molti scelgono gomme più larghe perché migliorano l'estetica.